Processo, una tappa per rilanciarsi. Sì, direi proprio di sì. Ai ragazzi ho esortato che noi per proseguire un certo tipo di percorso, quella di domani è una partita da vincere, senza se e senza ma. Perlomeno provarci con il nostro credo, provarci con la nostra identità e quindi mettere in campo per 90 minuti quelle che sono le nostre caratteristiche. Abbiamo dimostrato di saperlo fare, abbiamo dimostrato che abbiamo qualità tecniche, quindi domani sarà una partita devota a tutto questo. Come le è sembrata la reazione della squadra questa settimana, proprio dal punto di vista della mentalità? Insomma, l'abbiamo vista giocare bene, eccetera, poi c'è questo momento, adesso com'è? La squadra, devo dire la verità, io ho rivisto la partita, meritavamo molto di più di quello che abbiamo raccolto. E al di là di quelle che sono le nostre situazioni deficitarie in fase difensiva, che ci hanno levato qualche cosa, questo trend contro situazioni di campo che non sono gestite da noi ma che sono gestite da altri, non ci sta andando bene. Mi riferisco al rigore negato con la Ferrari Pisalò, mi riferisco al gol mancato a Piacenza, mi riferisco ai due rigori non dati contro l'Arzignano. Tutte queste cose che ci ha visto contrario a un risultato finale. E quelle cose lì non dipendono da noi. Dipende da noi il fatto di difendere bene, di difendere meglio, di non prendere gol da polli come stiamo prendendo, e tutto dopo si risolve, anche perché poi non dobbiamo sperare nelle disgrazie altrui, ma ce le dobbiamo creare noi, le nostre fortune. I ragazzi ne sono consapevoli, secondo lei? Sì, no, ma i ragazzi... Gliel'ho detto che ci sono partite che bisogna vincere a prescindere, e quella di sabato è una partita da vincere a prescindere. Domani andremo a Sesto San Giovanni con la convinzione di essere una squadra pronta per cercare di determinare un risultato sul campo. E anche per la Prosesto è partita bene quest'anno? Sì, la Prosesto è una buona squadra, c'ha calciatori di qualità, calciatori di categoria, sicuramente ha una buona posizione di classifica, quindi secondo me troviamo una squadra in salute che cerca di giocarsela anche lei. Com'è la situazione della squadra? Perché in infermeria è entrato Liguori, e c'era Vasic perché è uscito alla fine del primo tempo per questo colpo alla caviglia, altro episodio in cui l'arbitro nemmeno aveva fischiato fallo, invece c'era stato. Sì. E giusto per aggiungere qualcosa in più a quello che ha detto lei prima, però pare che ci sia anche Piovanello adesso che non sta bene. Sì, oggi ha riportato una distorsione alla caviglia, quindi adesso dobbiamo valutare l'entità, però secondo me non ce la fa, e quindi noi abbiamo a disposizione Galliano, diamo fiducia a Galliano, e il karma, come si dice, è sempre presente. Ma Vasic ce la potrebbe fare? Sì, Vasic gioca, ce la fa, e quindi siamo a posto. Ma dal punto di vista qualitativo, l'ho detto sempre, noi abbiamo un bel gruppo, una buona squadra, e che adesso siamo intristiti dal fatto che non riusciamo a portare a casa i punti che meritiamo scusa, che meritiamo sul campo, e questo ci danneggia molto dal punto di vista della fiducia, no? Per aumentare questa fiducia qua bisogna vincere una partita, bisogna vincere, bisogna portare a casa i tre punti, che ti dà autostima, che ti dà fiducia sempre per proseguire un certo tipo di discorso, ma quello che mi interessa è sempre la prestazione, e noi nelle prestazioni, tranne contro la Pergoletti, non l'abbiamo mai sbagliate. A proposito di infortuni, Liguori è fuori, visto che gioca Galliano? Sì, Liguori è fuori, è una cosa strana che durante la settimana stia benino, che giochi la domenica e poi si prenda un'altra pausa, però dobbiamo convivere con questo disagio e ne prendiamo atto, e adesso lo rimetteremo in squadra e nel gruppo finché non è guarito completamente. Ma... come centravanti, mister, hai le idee chiare? O... Sì. Chi gioca? Gioca Fabio, perché in questo momento sta meglio tecnicamente, quindi come ho sempre detto, a parità fisiche gioca meglio chi è più tecnico. E in questo momento Michael De Marchin in condizioni fisiche non è pronto, e quindi preferiamo giocare con Ceravolo.
Mentre in difesa rispetto a domenica recuperi Ilie, giusto, che gli è passato, insomma, ha smaltito questa virosi intestinale. Sì, sì. Insomma, l'avevi fatto giocare ultimamente, potrebbe tornare al suo posto? È pronto per tornare eventualmente al suo posto? Sì, sì, Ilie gioca, gioca Valentini, Belli. Ok. E... arbitro, non so chi arbitro. No, cosa devo dire? Li ha detti tutti. Scusa. No, ci sarà una novità nel centrocampo oppure si va avanti? No, c'è Dezzi e Franchini, che Franchini sta andando molto bene. E quindi, come dico sempre, è il campo che parla. Io non faccio un torto alla nostra squadra o alla mia squadra per far giocare a seconda quelle che sono le mie idee tecniche migliori. Io faccio giocare quelli che sono più pronti fisicamente, più pronti per fare una partita come si deve.